Ma c'è stato un primo tempo dove siamo andati a sprazzi, abbiamo mostrato delle buone qualità in fase di sia di costruzione che di sviluppo, siamo riusciti ad arrivare al tiro con Costa, con Antenucci, con Simeri, però non abbiamo dato continuità all'azione offensiva perché bene o male il Catania è stato molto molto bravo nel riconquistare sempre campo, nel metterci in difficoltà. Hanno avuto un'occasione importante anche loro, hanno avuto un episodio, diciamo, sulle punizioni, quindi è chiaro che siamo stati un attimino messi un po' anche in grossa difficoltà dal Catania. E nel secondo tempo, diciamo che la partita si poteva gestire un po' meglio, potevamo anche io, abbiamo, i ragazzi hanno cercato di vincere, alla fine volevamo, non subendo più magari quelle ripartenze del Catania, abbiamo usato qualcosa in più e lavorando con i tre attaccanti ne è venuto fuori quell'azione di Folo Ruscio che magari potevamo sfruttare un pochettino meglio, però penso che alla fine un pareggio ci stia tutto. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, è chiaro che oggi c'erano i presupposti per poterlo fare perché dovevamo assolutamente non far costruire l'azione dal Catania da dietro, come avevano fatto molto bene nel primo tempo loro, e penso che l'abbiamo anche fatto perché poi non abbiamo subito granché, insomma, nel secondo tempo da parte del Catania. Però è chiaro che ancora manca quella continuità di azione, quella forza e ancora quella voglia ancora di più di ottenere il risultato, insomma. Quindi in questo momento qua un pareggio è più che positivo. Sì, oggi avevamo diverse situazioni fisiche da controllare. Bianco, diciamo, aveva, forse era un po' più di tutti affaticati, aveva un fastidio, diciamo, dietro al flessore, e lo stesso ci aveva Scavone, ma Scavone mi aveva dato l'ok al 100%, sia lui che lo staff medico, e l'abbiamo rischiato. Però comunque è chiaro che oggi è stata una partita anche che sotto l'aspetto fisico, insomma, era la terza partita in una settimana, quindi di conseguenza bisogna calcolare anche il fatto che si è cambiato metodo di lavoro, insomma, i ragazzi sono stati stimolati in questo periodo molto molto con intensità e quindi di conseguenza oggi non era facile sotto l'aspetto fisico, insomma. Poi però ha giocato Schiavone che ha fatto una buona partita, è chiaro che ha altre caratteristiche, abbiamo avuto una fluidità di più di manovra, di gestione della palla, però magari in fase interdittiva, in fase di transizione abbiamo perso qualcosa. Ma guarda, il Catania è formato da giocatori di alta qualità, è una squadra importantissima. È chiaro che quando giochi contro il Bari poi vengono fuori tutte le motivazioni e tutte diciamo, la forza di una squadra. Quindi è chiaro che abbiamo giocato contro una squadra di pari importanza. Quindi di conseguenza devi mettere in conto che loro poi sono stati bravi a uscire sempre palla al piede da dietro. E quindi di conseguenza siamo noi stati carenti nelle pressioni da fare. Però alla fine penso che comunque gli episodi magari li abbiamo avuti forse più noi, perché comunque c'è il tiro di Costa, c'è il tiro di Simeri, il tiro di Antenucci nel primo tempo, di Berra, abbiamo l'azione di Folo Ruscio, insomma, voglio dire, abbiamo creato, però è chiaro che non è bastato. A noi in questo momento qua dobbiamo guardare a noi, è chiaro che noi ci abbiamo, diciamo, l'ho detto sempre, dobbiamo migliorare perché ancora non siamo una squadra come una squadra, diciamo, importante proprio che può dominare su tutti i campi. E bisogna dare atto che i ragazzi in questo momento qua ci mettono tanta volontà e tanta applicazione e riusciamo a sopperire ancora magari a carenze di squadra. E quindi guardiamo a noi, pensiamo a diventare quella squadra che noi tutti vogliamo e poi si fanno i conti in marzo-aprile, insomma, per vedere tutto il resto.